Signori belli del Fabione, ben ritrovati su YouTube. Oggi torna la serie esotica, la serie che ci ha fatto emozionare e niente, basta, volevo dire tante parole e mi è venuto in mente niente. Comunque, anche questa settimana abbiamo provato nuovi giocatori, ve lo dico subito. Uno di due mi è piaciuto tantissimo, ma in realtà mi sono piaciuti tutti e due. Però c'è stato un grosso problema: mettendo il centrocampista che ho provato, non mi ha girato più la squadra. Quindi, mi è piaciuta la carta in sé per sé, ma non mi ha fatto girare. Quindi, che è successo? Ma hanno fatto delta durante la serie esotica. Non era mai successo, incredibile. Vi lascio al video e vi ricordo che questa squadra la porteremo in VL, perché il passato video ha raggiunto i 200 like. Quindi fatemi sentire il supporto a sta serie, lasciate un bel like e andate a piangere il culo. Vamos! Torna la serie esotica e a sto giro torna col magico Piallone messo da attaccante. La stiamo a preparare perché sta serie A, magari con qualche piccolo cambio, sta settimana giocherà la VL in live. E Piallone, nuovo ingresso. Pure McKennie l'abbiamo sbloccato, ovviamente, se lo proviamo. Abbiamo messo Fantantonio che andremo in panchina, ma lo sapete che Fantantonio toccherà metterlo perché c'è svolta le partite troppo forti. Politano, che vorrà insomma la panchina sempre simile. Zirzia che c'ha la svolta. Mo prossimo cambio toccherà fa Spinazzola, quindi vedremo se pa VL, se compriamo qualcuno. Comunque oggi è Piallone che ce la deve fottutamente sbloccare. Prepariamoci per sta VL. Avanti a cazzo dritto. Si capisce il cazzo con questa maglietta. Romper cazzo. Segniamogli subito. Attenzione McKennie per Dybala. Dybala! Paolino! Fanculo a te maglietta, non ci si capisce niente. Ma che cazzo è 2-1 Real? Ma che significa 15 minuti 2-1 Real? Ma che stiamo a giocare? A flipper. Attenzione il Piallone in aria. Pialli! Pialli! Madonna che tiro il Piallone! Rodrigau, eccolo il Piallone. Madonna, Pialli come parte. Pialli, oh, ma che cazzo ha criticato sto Pialli? Va a 2000. Ma questo c'è una squadra che fa ridere, raga. Attenzione ancora Pialli. Madonna come si gira Pialli. Madonna che movement Pialli. Ah raga, ma sto cazzo di Pialli col gameplay buono mi sta veramente fomentando come la merda. Subito 3 gol per Pialli. Subito 3-0. Cioè 3-0, 4-0, tripletta Piallone. Nammo. Avrei vero, Nico Gonzalez serve la fascia da capitano, cioè, sono d'accordo con te amico mio. Mannaggia quel porco. No, è passata la sagua di Gregorio. Non si cambia. Di Gregorio se lo portiamo fino a dentro la barra su un collamo. C'è nato un puzza, c'è nato. Dai, proteggi sta cazzo di palla. Madonna, ma vedete Nico Gonzalez? Cioè, fisicamente, regge pure te sei chi? Immaginate quanto è rotto. Che giocatore che sia, Nichetto mio. Tia, guarda che piedino educato poi, attenzione di bala. Puttana maiala di bala. Puttana maiala di bala. Puttana maiala di bala. Ancora di bala, calmosa di bala. Di bala, di bala, di bala, di bala, di balito. Ti prego, Pialli, c'è l'Arial. Bravo, Pialli. Madonna, Pialli, che bella sponda. C'è Giacomino. Giacomino. Ancora, Pialli. Questo qua ci sta il cazzo. Pialli, in area. C'è la febbre. C'è la febbre, raga. Pialli, Pialli, Pialli. Buonanotte, caro Campbell. Tanti saluti. Vai per Spina. Ecco, Pialli. Ma ragazzi, ma Pialli, madonna, Pialli! Ancora Piallone che parte. È partito Piallone, Piallone infermabile, Piallone rigore, via d'under culo. Nico Gonzalez, il capitano, attenzione Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, gli ho passato a mazzi e fio da merda questo. Questo tira a giro. E te ho capito, non dove vanno più mio, buongiorno te se magna. Vai, vai contropiede, vai con Nico Gonzalez. Guardate Nico Gonzalez. Guardate quanto cazzo corre ancora Nico Gonzalez. Nico Gonzalez. Vai cattirtato. Vai che tutti al baretto. Tutti al baretto. Tutti al baretto. Grossi a mezzo per Nico. Mazza gol esotico. Vabbè, pure questo solo siamo levato dal cazzo. Fanculo a te, il possesso palla, Alevetta e tu sorella. Capo di scrocconi. Bello Nico Gonzalez. C'è Nico. Porca di quella troia Lidar. Teoria. Bello Pialli, madonna Gianlucone, che dribbling, Gianluca, Pialli! Una hit, raga. Sto Pialli quando tira, raga, ti sbraga la porta. Ecco il giocatore più forte di tutti. Attenzione, Nico Gonzalez, è partito Nico Gonzalez. C'è Nico! Gonzalez! Non lo pigli. È inutile che lo provi a difendere. Intanto non lo pigli, Nico. È vero, questo a difendere... No, non è che è una pippa, è una suprema pippa, però non lo pigli uguale. For me. Aspetta, attimo, faccio il tiro a giro e vi faccio emozionare. Giacomino! Ti è sbragagli la porta, va. Vabbè, non la può mai perdere, carco. Veramente mai. Hanno pure preso i punti al Bayern Monaco l'ultima giornata, altri punti. Vabbè, ragazzi, io voglio infilare il cazzo dentro Nico Gonzalez. Io non so veramente più che cazzo pensare a sto giocatore. Ma è Dybala, god. Se gioco me è slot machine, manco una vita privata, quindi capirei. Attenzione, Winston! Comunque, pure questo, un saluto da Fabione, un altro gioco siamo magnato.
va, si riparte, rompiamo il culo pure a questo con la serie esotica, allenamento pre-VL con la serie A, spettacolo. Comunque a me il martedì la riga mi riesce a passare, che due coglioni. Argo così, amico mio, manca a scherzare. Qua ho fatto una stronzata, ma ancora Renders. Giocatore totale, ancora con Nico Gonzalez, Nico! Io non so più come, io non so più che dire. Tu. Fanculo a te, rimpallo del merda. Peccato. Bella, bella evoluzione. El Niño. Porre, sulla 1. Madonna, Nico Gonzalez che crea football. Nico Gonzalez, oh, ancora che ribatta, rotta il cazzo. Tutte si ribattute, su. Ma guarda come si bussa in velocità, non gli stanno appresso. No, incrocio, non ci credo. Raspadori, non ci credo mai, ha rotto il cazzo. Abbiamo preso la partita del puzza di cappella, abbiamo piato. Bravo, Raspa. Vai, Giacomino. Dai, che non si aspetta a tirare a giro. Giacomino! Niente. Ecco Fantantonio, ecco Wilson, ecco Madonna, cazzone travolgente, che vorre, non mentire. Ancora Okafor, devastante, cento solo, in aria, si riesce a segnare, che puzza di merda sto game. Ho fatto la cazzata, raga, ecco all'85esimo, sono uscito col difensore per anticipare perché mi ero del culo. Ecco, ecco, e ecco che succede. Timo! Male, male perde con questa partita, eh. Ma guarda, questo va solo dritto per dritto, non fa mezza skill. No, va solo dritto, non sa manco girare lì i giocatori. Cioè, scivolata a cazzo le cane. È brutta perdere con questo. Regà, onesto, non ho tirtato la quella, sto a tirtare la serie esotica a perdere con questa pippa, ve lo giuro. Capite che succede? Quando so pippa, che fai? Cominci a attaccare pure con i difensori. Esci perché c'è una pippa, io lo segnavo. Devo via il culo. No, era script, raga, però si gestiva tranquillamente, si gestiva. Se non uscivo là a cazzo, la vincevi di scialla, capito? Mannaggia quel porco. Dai, Giacomi, vaffanculo, non si segnano più. Ma che gli è successo? Mentre troppo scarso, che faccio? Tendo a scivolare veloce con i difensori perché voglio via subito il pallone, capito? Pre una stronzata. Come vedi? Te fa un'azione a cazzo, da sua magna, non li viaggio 1-0. Raga, è così. Guarda un po' che mi ha segnato. Nerea Ezzagire. C'hai Giacomino col timer, vaffanculo. Calma. Ecco Viallone. Viallone in aria, Viallone, ancora Viallone. Devastante, Viallone. Che cazzo gli ha fatto Viallo? Madonna, Vialli, ancora devastante. Vialli. Raga, c'è una finalizzazione a sto Vialli che fa veramente paura. Mi mette a impazzire andanti dirti, ma infatti fare i cazzi vostri. A posto, rieseguite. Raga, macina sta serie A, vi ripeto, il game di prima ho perso io, ma sta serie A macina come pochi, macina. Sotto l'incrocio come Nico Gonzalez, ovviamente Foden inferiore a Nico Gonzalez, manca a scherzarci, ovviamente un altro livello, Ernichetto. Vai Pallone, vai, vai con sto cazzo le futte bolle. Vai, gira tutto, andiamo. Madonna, cazzo è Drogba! Si è girato Drogba! Tu sorella! Mi dà la sensazione sta partita di luce dei giocatori che vanno a 262.000. Ma ne vedi se gira pure Van Dijk, se gira Drogba. Ma che è sta roba? Brutta questione. Questo, raga, mi pare che si gira come niente fosse. Si può abbattere pure questo, raga. Fidare perché si può abbattere. Meravigliosamente Drogba! 3-0. Si può abbattere, giù, domani. Bello. Nico! Mamma mia, sempre te puoi riaprirsi cazzo le partite. Madonna, Nico Gonzalez! Bello per Vialli, cazzone, Vialli, ancora ribattuta, 3-3! Qui non ci molla un cazzo! Se partite ce ne stavi da dentro, perché quando vedi quel 3-0 dici, ma questo non può essere un fenomeno, infatti non è un fenomeno, è un coglione. Detto che pazzo, Carletto. Bello, Vialli, spezzate capoccia! Per Wilson! 4-3, al primo tempo, 4-3, fanculo! Vai, a 2000, Nama! E ricominciamo, olè, vai, McKin. Madonna, Vialli, è passato Vialli! No, raga, finalizzazione dei Vialli è una follia. Ci sono un livello di calcio stasera, raga, da farsi venire i brividi. Eccolo! Meravigliosamente Drogba! Sempre lui! 5-5! Oh, qua siamo a livello di Real City, eh. Ce la faremo a finire sto game senza bestemmiare questa pippa? Ce la faranno i nostri eroi, forza! Zirziemo? Momme più! Per Vialli! Mortaccio dopo l'aria, all'Ajai! Ma guarda con chi cazzo sto a pareggiare, mannaggia quel porco! Bello, Dommetto!
Vai che è partito. Forse è buona questo. In teoria è buona. Dalla Zirze in area, Zirze! Ma che cazzo c'è il posto della capoccia? Ma mo vuoi spiegare? Zirze clamoroso, lascia la palla là. In area. Drogba! Eccolo, meravigliosamente! Meravigliosamente Drogba! Bello! Politano! Donnarumma! Niente, vedi, ci rimbarzano sopra i giocatori. Ragazzi, non gli riesco a levare il pallone. Non gli riesco a levare il pallone. Ma guarda che sa fa questo. Guarda che sa fa! Ma vaffanculo, ha perso il pallone, ha fischiato. Raga, mi hanno fatto... Mi ha fatto dirta la serie esotica, non ci posso credere. Ma pensate che roba. Dimo che ha stanchezza, perché veramente, ragazzi. Perché veramente, raga... No, ma a parte che gente, veramente, non so come sia stato possibile. Comunque ho notato sta cosa. Torto che Candreva. Ho torto che Candreva, la squadra non gira più come prima. No, vabbè, Matteo. Stasera è così, sono pure stanco io, metti, ecco. Magari ho sbagliato più di qualche situazione. Però veramente, ho perso due partite veramente importanti a livello di script. Importantissime. Si conclude questo episodio della serie esotica. Abbiamo capito una cosa: McKennie è un bel giocatore, ma con McKennie titolare non gira più la squadra. Non so il motivo. E quando non gira la squadra, o script le si magna. Quindi do a carimento titolare Vant'Antonio Candreva. Viallone, vi posso dire la verità, ma particolarmente sorpreso. Grande sprint boost, finalizzazione clamorosa. Reagisce pure bene fisicamente, ovvio, non è un top. Però per 40k, peso di capo e cambiare giocatori, per me ci sta pure. E niente, rimetto Candreva titolare e ci prepariamo a usarla in Serie A, cioè usarla per AUL. Per l'AUL, raga, ve lo dico subito, tocca fare qualche cambio. Bisogna prendere qualche top. Buona serata a tutti, grazie per il supporto come sempre. Vi si vuole bene, l'immortalacci vostra. Se vediamo live domani ore 18:30. Grazie mille per il supporto.